Veronesi, gentili telespettatori, felice serata a tutti. Grande folla al Brigal su Maradona, mentre Volpati deve ancora una volta sacrificarsi nel ruolo di stopper, dovrà vedersela con Penzo e Ferroni, deve guardare Bertoni, proprio Bertoni inquadrato, Di Gennaro lo mette a terra, poi Bruno dal Napoli che non si è limitato naturalmente all'acquisto di Maradona, ecco Celestini, palla quindi per Bertoni, fronteggiato da Bruni, accanto a lui anche Elkier, pronto Bertoni a portarsi sulla faccia destra, Bruni l'area giallo-blu, ecco Bertoni che batte, la palla varca tutta la linea di porta, eccolo che lo attende Ferroni, palla quindi per Bertoni, Bertoni sulla fascia, cerca di far filtrare la palla, quadra l'altra, pronta a darsi aperta battaglia e nello stesso tempo anche molto concentrata nell'impegno e quindi guardiera Elkier affonda i colpi sulla fascia, lo mettono giù di brutto. Estrello sta controllando Maradona, Bruni trattiene la palla, la meglio Maradona, Bertoni ancora, Bruni lotta da par suo, turbare gli avversari, pronto alla battuta Daniel Bertoni, ecco la palla dalla parte opposta, cerca di incornare un po' per chi, ecco che sopravviene ancora Bertoni che viene messo, purtroppo alla meglio Celestini che tocca De Vecchi che alza quindi ora per Bertoni, se non tutta in avanti la palla a beneficio appunto di Bertoni, Bertoni sulla fascia destra, cerca di giungere un cross, Elkier, Maradona però riesce a recuperare la palla, Bertoni, Maradona non riesce ad inserirsi, Bruni lascia a Gare, un tocco di testa non soltanto potente ma anche molto abile e intelligente, ecco ora Bertoni in lotta con Ferroni, Ferroni invoca un, previene però Penzo che comprende le direttrici del gioco, giallo-blu, ma il suo passaggio per Maradona viene raccolto da Bertoni, su di lui c'è già Ferroni, ancora Bertoni all'in 2-0 per il nostro Verona, amici sportivi veronesi, una grande giornata di sport, quella che la pattuglia di Bagnoli ci ha fatto ancora una volta vivere con grande gioia di tutti. Ecco Bertoni pronto alla battuta, accanto lui pronto alla battuta, è il terzo calcio d'angolo, ripetiamo, per la formazione partenopea, 6 minuti al termine del tempo, ecco Bertoni che batte la palla, c'è stato un fallo nel frattempo di Dal Fiume su Maradona, del teleschermo ancora un po' zoppicante, Maradona nel frattempo cerca di svegliare i suoi, ecco Bertoni che si porta a spasso Ferroni, attenzione, se ne va Bertoni, se ne va questa volta Bertoni e Ferroni, giocatore per solito corretto, grande emozione per gli sostenitori scaligeri in quanto il Napoli capaci di rovesciare qualunque risultato. Entriamo senz'altro in presa diretta con le azioni in campo, ecco Bertoni che preferisce un appoggio all'indietro perché dobbiamo dire, ecco Dal Fiume inquadrato, si avvia a rimettere in gioco per Bertoni, palleggio pregevolissimo dobbiamo dire di Bertoni, stupenda, è costretto a fare lo stopper ma lo fa con grande bravura, con grande mestiere, ecco ora Bertoni contro Ferroni, fa scintillare il duello tra i due, Bertoni fa rimpallare la palla addosso, 2-0 per il nostro magnifico Verona, il punteggio che conta, ecco la palla fermata a Tricella, prossimità della bandierina della fascia destra, ora in area, cerca di inserirsi, Vorticosa e Celestini che cerca lo scambio con Bertoni, palleggio elegantissimo di Bertoni, fallo di Ferroni, ancora non riesce a sottrarsi alla guardia di Brighella, ecco Celestini che tocca a Bertoni, Bertoni ha voglia di deliziare i suoi appassionati alla battuta di questo calcio di punizione, inquadrato anche Marangon, pronto alla battuta, ecco il suo pallone tagliato dalla parte opposta, De Vecchi e nessuno, ributtare in avanti, recupera Ferrario che spedisce via alla brava, quindi Bertoni, stupendo anticipo, Vecchi pronto a battere, la palla controllata, molto bene dobbiamo dire da Bertoni, ma Penzo non comprende le intenzioni del compagno, Bagni, Bagni contro Di Gennaro, ecco Bagni, Bertoni controlla con il destro, spara con il sinistro e realizza un gol molto bello. Palla quindi portata ora in avanti da Boldini, Boldini sulla fascia destra, distende la falcata, ora c'è Bertoni, Maradona, attenzione, Maradona anche Fanna, ora vanno a far barriera, pronto Bertoni alla battuta e Maradona di tacco e poi ancora De Vecchi, il quale avanza nel settore centrale, questi è Bertoni, messo giù da Ferroni, recupera Tricelse di questo grosso campione, ecco quindi Bertoni, ancora Bertoni in palleggio e poi la palla, che palla, Brighella invoca il fallo, ancora Maradona, il cross, Tricella, Ferroni interviene qui, secondo tempo, Verona 2, Napoli 1, azione ai suoi, ora Bertoni appunto si avvia a battere, palla tagliata dal Fiù, De Vecchi, Hans, 26 minuti del secondo tempo, sempre Verona 2, Napoli 1, il punteggio, Bertoni batte, palla nel mucchio e si inserisce ancora Brighella, a destra Bruni lo insegue, palla quindi per Bertoni,
secondo rimpallo e poi spara via. Ancora quindi Bertoni in lotta con Ferroni, molto bello il duello tra questi due a battere, sembra prendere la rincorsa anche Penzo, che è l'uomo più a sinistra di tre schermi. Ecco Bertoni invece, palla che va visione, ecco il suo pallone per Bertoni e Brigel ammazza un paio di fonte. Bertoni a battere, Garella bravissima, va a bloccare la gara. Ecco Maradona nel settore centrale, cerca un lancio profondo, intervento di Ferroni su Bertoni, ancora Bertoni che si diverte a palleggiare, palla per Caffarelli, ferma gara. Ecco Celesti Castellini che butta palla nella metà campo gialloblu dove c'è un fischio, ma evidentemente non era quello del signor Mattei. Avete visto che l'azione è proseguita, ora c'è ancora Ferroni in lotta, ferma Celestini, palla recuperata ancora da Dal Fiume che spedisce in avanti un po' casualmente, ora c'è Bertoni che cerca di voltarsi, è certamente il più pericoloso.